Un saluto da Weka. Settimana scorsa, nel precedente tutorial, abbiamo introdotto il fenomeno di ChatGPT e chatbot. Ma quali sono, assieme alle opportunità, anche i rischi? Ne parliamo insieme. Quali sono le criticità di ChatGPT? Nell'ultimo tutorial abbiamo visto cos'è e come funziona ChatGPT al centro dell'interesse dei media e della comunità tecnologica in generale. Ma quali rischi, le criticità, i potenziali punti oscuri di questo strumento? In un certo senso può essere definito un motore di ricerca più evoluto, anche se le ricerche non vengono effettuate direttamente in rete, ma nell'enorme banca dati che il sistema ha memorizzato. Appare creativo solo perché non siamo consapevoli della quantità di testi che il programma ha immagazzinato e rielaborato, né conosciamo il peso che viene attribuito alle varie scelte. Due aspetti suscitano molti dubbi dal punto di vista della correttezza delle tecniche adottate. Gli algoritmi GPT operano sulla base dei dati di apprendimento che vanno scelti in modo da rappresentare in maniera esaustiva il mondo delle informazioni di interesse per l'applicazione desiderata. Se i dati sono soggetti a particolari orientamenti o pregiudizi che ne determinano la selezione, l'effetto potrebbe essere quello di pilotare le scelte e influenzare i risultati prodotti. Allo stesso modo, la mancanza di trasparenza sulle fonti utilizzate per le ricerche impedirebbe agli utenti di verificare l'affidabilità delle risposte. Quali sono allora le alternative a ChatGPT? Si trovano facilmente in rete alcuni prodotti di ChatGPT con cui interagire e dei quali si possono apprezzare le abilità. Tra i principali possiamo citare Dialogflow CX e ancora YouChat, oppure Socratic, Bing Chat e Google Bard, ma anche Chat Sonic. Pur essendo ancora un'applicazione giocattolo, il futuro dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale promette successi economici notevoli, tanto che le principali aziende informatiche, Google, Meta, Amazon e Microsoft, stanno investendo cifre miliardarie sugli algoritmi GPT. Microsoft è il principale finanziatore anche di OpenAI. L'utilità futura dipende dai settori in cui queste tecniche verranno utilizzate, i settori della formazione, tutti gli ambiti in cui è necessario valutare una miriade di casi per prendere decisioni, il campo della finanza, medicina, giustizia. Una cosa è certa, quando colloquiamo con la macchina, ciò che diciamo viene archiviato e usato per conoscere meglio le nostre abitudini e il software che ci risponde è lo stesso con cui ci vengono inviati messaggi sui social o nella posta elettronica per farci credere di avere a che fare con persone vere e indurci ad accettare proposte allettanti. Per ora la persuasione commerciale nelle vendite online, fino ad arrivare alle truffe economico-sentimentali, è il settore in cui le tecniche di chatbot vengono usate in maniera massiccia. La tutela dei dati personali e il rispetto delle regole sui diritti d'autore sono i problemi aperti, con interrogativi sollevati dal garante della privacy italiano sul rispetto delle regole italiane ed europee fissate dal regolamento sulla tutela dei dati personali o GDPR, General Data Protection Regulation. Grazie ad Andrea Tomasi anche per questo utile tutorial e come vorrete ogni settimana siamo a vostra disposizione sui canali social di Weka e su www.weka.it.